Messina is a city in Sicily, right on the strait overlooking mainland Italy. It is part of Mezzogiorno, Italy's less affluent south, and as such, it has problems like unemployment, inequality, poor governance, and subpar infrastructure. Plus, Sicily has an extra problem, the mafia, organized criminality that is a further drain on local resources. Despite all this, starting in the late 90s, a group of friends mounted an attempt to regenerating the local economy. And 20 years on, this has blossomed into something they call the Advanced Social District. And it comprises 120 organizations ranging from construction firms to social cooperatives. There's a brewery, there's a research center, there's an art museum, and several foundations. Along the way, they developed a unique approach to local development. So unique, in fact, that it looks almost alien. Comincia quando quella esperienza politico-sociale che è conosciuta come la Primavera Siciliana, basata su due fatti tragici, su due fatti drammatici, che sono la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio, hanno avviato in Sicilia un movimento popolare senza precedenti di lotta alla criminalità organizzata. Un movimento di partecipazione che ha portato una grandissima spinta di innovazione culturale e di innovazione sociale, e che ha alla fine condotto al governo di quasi tutte le città siciliane. Questo tipo di esperienza politico-sociale è però apparentemente stata lentamente riassorbita. Non si era riuscita in maniera strutturale a cambiare i paradigmi economici in Sicilia. The heroes of Messina's development story dreamed of a new, better economy, but they knew that they had to be viable in the present economy in order to survive. So they developed a set of strategies that would enable them to thrive in the present while still building pieces of the future. These strategies are pretty simple and they should be possible to imitate. They are. Focus on stock, not on flows. Build systems, not networks. And build your system like a Dyson sphere and encode human relationships in physical goods. Allora noi abbiamo ritenuto che quella storia di cambiamento potesse trovare delle strade più solide se si riuscivano a riscrivere i paradigmi economici, se si riuscivano a riscrivere conseguentemente i paradigmi sociali e del welfare, se si riuscivano in maniera connessa a riscrivere i paradigmi del sistema culturale e dell'istruzione, se si riuscivano anche quindi a riscrivere in maniera correlata e connessa i paradigmi di governance locali e quindi poi di relazioni fra le governance locali e le governance globali. Per questa ragione bisognava partire da un centro studi e quindi era strategicamente necessario partire da un luogo di elaborazione del pensiero, ma di un'elaborazione del pensiero che fosse finalizzato alla sperimentazione di pratiche trasformative. I particularly like this idea of relational goods, physical goods that encode human relationships. And here's an example. So the social district includes a museum of contemporary arts of the Mediterranean. And the collection of the museum was not purchased. They didn't purchase one single item. Everything was either donated by artists or produced locally through artist residences. Now, this collection has been assessed at being worth several millions of euros. But of course, the foundation cannot sell it because if they did, they would vaporize the relational capital that comes with it. However, neither is the collection worthless because the relationships encoded in it
are the basis for further revenue-generating projects with these artists and others. Plus, the collection itself is an attractor and it can generate revenue in other ways, for example, through tourism. So the economic value of a collection is not realized by cashing on it, but by stewarding it and growing it. So building a new economy is hard, especially if you still need to be viable in the old one. However, in Messina, the Advanced Social Cluster has some help. A community foundation, Fondazione di Comunità Messina, was established in 2010 by organizations in the district. La fondazione, come è abbastanza chiaro, opera la sua finalità, quella di sperimentare pratiche organiche, politiche organiche sul territorio, trasformative, di sviluppo umano sostenibile. Quindi quello che la fondazione fa, la fondazione di comunità fa, finanzia delle politiche proprio fatte con azioni, con misure fra di loro fortemente intercorrelate e utilizza i suoi cluster che l'hanno generata e che oggi beneficiano invece dei finanziamenti della fondazione per gestire queste politiche.